Con ogni probabilità, il 15 ottobre prossimo, la scuola primaria dell'infanzia di Scario sarà restituita ai piccoli alunni del paese. A comunicarlo ai microfoni di 105 TV è stato il sindaco del comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, il quale ha riferito di una delibera in giunta con cui è appena stata sviluppata la sintesi di un'attività di ricognizione dell'immobile già intrapresa dall'attuale amministrazione subito dopo il suo insediamento. Abbiamo trovato innanzitutto una situazione dove nessuno aveva operato su quelle che potevano essere le emergenze, per cui attuando una linea che questa amministrazione intende rispettare, cioè quella di affidare gli incarichi a professionisti locali, a ditte locali, abbiamo affidato l'incarico all'ingegnere Giuseppe Antonio Di Lascio per la verità all'inizio ad una prima analisi da parte dell'ingegnere l'intervento sembrava dover essere meno costoso, un intervento di rimessa in sicurezza meno massivo, poi per la verità ad un accertamento più puntuale da parte dell'ingegnere hanno ritrovato che invece l'immobile aveva bisogno di interventi più cospicui per la messa in sicurezza. Alle 18 del 30 aprile scorso la scuola primaria dell'infanzia di Scario subì un cedimento che coinvolse il solaio di un'aula dove fortunatamente in quel momento non erano presenti né alunni né insegnanti. All'epoca dei fatti il comune era ancora guidato dall'ex primo cittadino Maria Stella Gianni, la quale con un'ordinanza stabilì la sospensione delle attività didattiche presso la scuola nel periodo che andava dal 1 maggio sino a data da destinarsi. Ciò che andava compreso era l'origine dell'episodio. A distanza di 3 mesi dalla mancata tragedia, ecco ora come si andrà ad intervenire. Interverremo da una parte con un intervento di circa 20.000 euro sulla impermeabilizzazione proprio del tetto e poi invece con un intervento di circa 48.000 euro invece per quanto riguarda comprese le spese di progettazione e l'IVA, per quanto riguarda invece poi la messa in sicurezza dell'immobile. L'immobile, i lavori dovrebbero iniziare intorno al 23 di agosto e dovrebbero avere la loro completezza al 15 ottobre. Potranno essere più sereni dunque i genitori dei bambini di Scario, ai quali presto sarà di nuovo riconsegnata la loro scuola. Possiamo rassicurare i genitori dei bambini che resteranno a Scario, non dovranno spostarsi e quindi troveremo un'allocazione per questo mese. Di concerto con la scuola e quindi creando meno disagio possibile sia ai genitori ma soprattutto ai bambini, creando meno disagio a loro, creando delle condizioni scolastiche più idonee perché i bambini possono apprendere anche in questo mese di disagio e di concerto anche con quelle che sono le esigenze degli insegnanti e della scuola.